Ed ora occupiamoci della crisi nel lavoro, un'altra situazione critica si prospetta. Siamo a Sant'Ippolito per i dipendenti della MEP System, ai quali oggi è stata annunciata l'entrata in mobilità. Ci sono stati i sindacati insieme ai lavoratori che hanno manifestato contro la possibile chiusura dell'azienda. Al telefono abbiamo Mauro Masci, segretario regionale FIM CISL. Buonasera. Buonasera. Allora, com'è la situazione e che cosa è accaduto davanti alla MEP System? Allora, la situazione è dire critica è poco. È successo che questa mattina avevamo l'assemblea dei lavoratori e durante l'assemblea abbiamo chiamato in riunione un amministratore delegato per dei chiarimenti su un pagamento che doveva venire dagli Emirati Arabi. E invece di darci notizie sul pagamento, l'amministratore delegato si è rivolto verso il dipendente dicendo che all'interno di questa settimana erano chiamati per essere messi tutti in procedura di mobilità. E quindi quando si parla di parliamo di licenziamento di tutti i dipendenti. Che tipologia di azioni avete in intendimento di intraprendere? Allora, è stata intrapresa da subito l'azione sindacale che è stata quella del blocco dei cancelli con il picchetto fuori per non far uscire ed entrare nessuno dal sito produttivo e questo blocco continuerà ad oltranza per i prossimi giorni. Abbiamo chiesto di incontrare la proprietà e di ripensare rispetto all'attività che questa azienda svolge. È un'azienda che ha commesse, che ha la buona possibilità di continuare a lavorare e quindi ad oggi abbiamo proposto di fornirci entro giovedì un piano industriale su cui discutere e poter far tornare indietro la scelta aziendale.